Salve a tutti ragazzi e benvenuti al secondo News Direct Up. In questo 8 News Apple vi diremo tutte le novità, tutte le notizie più hotte del momento. Cominciamo col dire che sono ormai 7 anni dal rilascio dell'iPhone 2G dal grande Steve Jobs, creatore di Apple, e ora cominciamo con tutte le notizie hotte. Allora, è stato rilasciato Pango Jailbreak Tool anche per Mac di lingua inglese, con una nuova versione che non andrà più a installare quell'applicazione chiamata PP25. Apple ha pubblicato un nuovo video AD focalizzato su iPhone 5S chiamato Parenthood, concentrandosi sulle opportunità di utilizzo di applicativi ed accessori iOS per genitori e famiglie. Tra gli app segnaliamo i My Denti, Draw Animal e Kinza. I dispositivi utilizzati nelle pubblicità includono la Weedings with Baby Monitor, il termometro di Kinza e il Flower Power Parrot. L'annuncio si conclude con una volta con lo slogan "Tu sei più potente di quanto pensi", che ha caratterizzato il primo Powerful pubblicato ad aprile. Andiamo avanti con le novità. Secondo dei report, la terza beta di iOS 8 non arriverà fino al prossimo 8 luglio. Arriva in Italia il programma riuso e riciclo per il tuo vecchio iPhone all'Apple Store. E poi annuncerà i risultati trimestrali il prossimo 22 luglio 2014, ovviamente. È disponibile iOS 7.1.2, di cui trovate i video sul nostro canale, sia su iPad, sia su iPad 3 che vedete qui sotto la nostra lente, e sia su iPhone 4S, che diciamo iPad 3, iPhone 4S e iPhone 5S sono i dispositivi che ci accompagnano in quasi tutti i video, anzi diciamo tutti i video che riguardano l'Apple. Sul nostro iPhone 5S non abbiamo installato iOS 7.1.2 perché siamo su iOS 8 beta 2. Quindi ora andiamo a finire queste, diciamo, notizie 8. Allora, Apple assume nuovo personale per rinforzare il team di sviluppo di Siri, cioè l'assistente vocale che, come già saprete, lo vado solo a ripetere, è l'assistente vocale di Apple, cioè quella che si può richiamare tenendo premuto il tasto in questo modo. Ciao Siri. Ciao Gaetano. Questa sarebbe Siri, che è molto migliorata su iOS 7.1.2. Poi Audi porterà CarPlay sulle proprie auto l'anno prossimo. Quindi ragazzi, per oggi questo Hot News può terminare, vi ringrazio per averlo seguito. Per oggi è tutto, Gaetano Vitolo, Alex Up, il mio iPad 3, scusate, perché sono abituato sempre iPhone 5S, però ora abbiamo il nostro iPad 3. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!